Ciao, bentornati sul Corpo e la Mente, io sono Silvia e oggi parliamo di autosabotaggio. Sabotaggio, autosabotaggio, chiamatelo come volete, ma è quella cosa lì. Perché ci diamo addosso, perché ci squalifichiamo, perché ci critichiamo, perché ci facciamo fermare davanti alle cose. Per cui, se ti interessa questo tema, come sempre nello spirito del Corpo e la Mente c'è un po' capire che cos'è, perché, cosa dice la psicologia su questo e qualche piccolo trucco o tattica per cercare di uscirne. Per cui, se il sabotaggio ti interessa, questo è il video che fa per te. Allora, esistono diversi motivi, diverse cause del sabotaggio e devo dire anche, lo dico come premessa, che non tutte le persone soffrono allo stesso modo di sabotatori interni. Esistono persone più colpite e persone meno e questo dipende principalmente, ancora una volta, dall'educazione, dal clima familiare. Per cui un po' quello che ci hanno fatto vivere da bambini un po' diventa la modalità con cui cresciamo. E il tema del sabotaggio so che può sembrare scema come riflessione, ma il radicamento, come dire, l'inizio, è proprio nell'età in cui i bambini iniziano a sviluppare l'autonomia e l'indipendenza. Tradotto, iniziano a camminare, si allontanano da mamma e papà. Tradotto, fanno la cacca e la pipì quando gli pare e sperimentano la libertà. Quindi alcune volte gli riesce, alcune volte non gli riesce, se la fanno sotto, cominciano magari a non avere il pannolino e arrivano le prime reazioni alla mia libertà, che cosa succede intorno a me. Quindi, in questo senso, se oggi siamo pieni di autosabotaggio, dobbiamo come sempre un po' andare a chiederci che cosa succedeva nella mia vita, nella mia famiglia, nel mio stile educativo molto tempo fa. Detto questo, però, insomma, questa è una riflessione un po' più sul passato, arriviamo al presente. Quali sono i motivi per cui ci sabotiamo? Immaginatevi di poterli mettere lungo un continuum, quindi dalle forme di autosabotaggio più legate all'inattività a via via le forme di sabotaggio legate al fare tanto. Lo so che adesso sembra strano pensare che c'è chi si sabota facendo tante cose, ma ora che le vedremo insieme ci arriviamo appunto a capirlo meglio. Infatti, forse le forme di autosabotaggio più comuni sono, per esempio, la pigrizia e la procrastinazione. Per cui per pigrizia rimando, per pigrizia una cosa non ho voglia di farla, magari ho voglia però mi trovo mille scuse per rimandarla, quindi pigrizia, procrastinazione sono un po' due degli atteggiamenti con cui ci sabotiamo. Dico ci perché non ne sono immune, succede anche a me. E con la pigrizia neanche mi viene voglia di farle, con la procrastinazione avrei voglia, ma mi tiro indietro, le rimando, mi invento mille scuse per cui adesso non è il momento adatto. Insieme a queste, cioè, o meglio, nascosta in queste, ma può avere anche una dimensione del tutto individuale, è il tema della paura. Quindi non è che me le rimando e non me ne accorgo, ma so esattamente di avere paura. Paura di fare quella cosa lì, paura di farmi vedere, paura di dire quella cosa a voce alta, paura di fare quella cosa che potrebbe far sentire scomodo qualcun altro. Per cui nella paura c'è il grande agente, come dire, sabotatore. Quindi pigrizia, procrastinazione e paura sono le tre cose che ci fanno sentire che una cosa non la possiamo fare e ci fermiamo. Altre tre modalità invece un po' più attive di autosabotarsi sono il vittimismo, cioè quelle persone che, lo dico senza critica, però quelle persone che vorrebbero fare tanto, quelle persone che hanno idee, hanno progettualità, ma hanno la lagna incorporata, ma non posso, nessuno mi aiuta, ma gli altri ce la fanno e io no, ecco, questo è il genere di vittimismo, cioè avrei anche le idee, mi piacerebbe farle, ci credo, ma siccome non ho gli aiuti giusti, siccome nessuno mi si fila, io le cose non le faccio. Qui c'è già più attività rispetto a quelle precedenti perché, pensateci un po', per fare la lagna serve tanta energia. Cioè, per parlare tanto di quello che non va, serve energia. Per ruminare mentalmente e verbalmente su una situazione che si vorrebbe tanto cambiare, serve energia. E sul punto dell'energia poi ci torno. Andando un po' più avanti lungo il nostro continuum, c'è per esempio il perfezionismo.
E quindi di nuovo faccio, mi piace fare, voglio fare, ma mi saboto perché siccome voglio farlo perfettamente, e sul perfezionismo vi lascio l'altro video che avevo fatto, siccome lo voglio fare perfettamente, in realtà mi taglio le gambe ad ogni iniziativa. O la percorro, ma mi taglio le gambe alla rush finale. Per cui vorrei fare, ma mi blocco ancora una volta, in questo caso in nome della perfezione. Se volete, è un blocco migliore del vittimismo o della procrastinazione o della pigrizia, ma comunque sta di fatto che mi saboto. Ultimo modo di sabotarsi, che forse è il più, come dire, difficile da intravedere, sono i grandi workaholic, cioè i grandi lavoratori seriali. Per cui fare sempre di più, può diventare in alcuni casi di nuovo un meccanismo di sabotarsi. Di sabotare che cosa? Di sabotare come dire, i veri desideri, di sabotare la libertà. Ecco, di non potersi sentire mai liberi perché si è troppo impegnati per lavorare. Io faccio parte dei sabotatori di quest'ultima categoria, nel senso che tra perfezionismo e workaholic mi sono sempre impedita di fare le cose che mi piacciono. Nel sabotare, sono stata fantastica nel sabotare le cose più creative della mia vita. Ho sabotato completamente la passione per il disegno. Da ragazzina disegnavo tanto, disegnavo a mano libera, disegnavo su tela, disegnavo con gli acquarelli, era proprio una cosa che mi piaceva. Mi sono fatta fregare dal perfezionismo e quindi, siccome non la faccio benissimo e siccome non posso andare nelle scuole di arte, ecco, allora lascio perdere e così non ho più disegnato. Qualche anno fa ho recuperato la mia capacità di disegnare facendo appunto gli sketch, quindi quegli appunti un po' stilizzati, schematizzati. Però una passione che ho sabotato in nome della perfezione. Negli ultimi anni ho sabotato la mia passione per tutta la dimensione manuale e fisica. Ho sempre saputo di voler fare, per esempio, massaggi, ma ti sembra che le psicologhe fanno i massaggi? E quindi ho un po' trascurato tutta quella parte. Ho sempre voluto prendere una certificazione yoga, ma dai, ma dove vado io che ho problemi articolari a insegnare yoga? Per cui, come ho coperto nel mio caso, prima parte del sabotaggio, appunto la squalifica, altro modo in cui si presenta il perfezionismo, quindi criticare a prescindere le mie idee, perché appunto come fai a diventare insegnante di yoga se hai la connettività e problemi articolari? E secondo poi ho proprio chiuso e dimenticato quel mondo, quella passione, in nome del lavoro. Ma lavoro tanto, non posso. Ma sono tanto impegnata, non posso. Quindi ho sabotato grandi mie passioni, veramente non sto dicendo la passione per la moda, che sì è una mia passione, ma insomma molto meno importante, ma proprio cose che sentivo essere parte di me, il disegno e la manualità e per esempio tutta la leva corporea. Non a caso poi le passioni vere uno le sabota, nel mio caso sono diventata terapeuta, analista bioenergetica, dove comunque c'è tutto un lavoro con il corpo e la manualità. E quindi poi mi sono fatta comunque corsi di shiatsu, ma questo negli ultimi 3-4 anni. Ho sabotato questa mia vena, questa mia potenzialità 10-15 anni fa, per 10-15 anni. Quindi, ecco, queste possono essere un po' i modi di sabotarsi. Ve li dico in ordine, dai più passivi ai più attivi. La pigrizia, la procrastinazione e la paura, ma vedremo che adesso fa il collante a tutte. Il vittimismo, il perfezionismo e il workaholic, il lavorare tanto e sempre e con questo fare mille cose e sabotare quelle che davvero uno sente dentro. Allora, chiedetevi un po' quali sono i vostri agenti sabotanti, potrebbero essere più di uno. Io ecco oscillo tra workaholic, perfezionismo, ogni tanto vittimismo e via dicendo. Chiaramente, una volta che avete individuato quello o quegli agenti sabotanti che più incidono su di voi, il passo successivo è chiedersi perché lo faccio? E questa domanda può essere pericolosa, nel senso che ci mette scomodi, perché la risposta è paura. Cioè c'è qualcosa che mi fa paura. Potrebbe essere il successo, il crescere, il fare davvero qualcosa che mi metta fuori, far sentire male qualcuno, paura di dispiacere qualcuno, paura che se io esploro la mia libertà, qualcuno ci resta male e sempre là siamo, io perdo qualcosa.
Per cui, se io sto nella libertà, perdo qualcosa. E allora devo continuamente scegliere che per non perdere quel qualcosa mi devo sabotare, cioè devo smettere di avere voglia di quella libertà. È quello il grande trick del sabotaggio. Vorrei essere libero, ma non posso, cioè mi riporto indietro. Allora la domanda appunto è perché lo faccio? E provate ad esplorare la tipologia di paura. Qual è il rischio che sentite? Dopodiché, se questo è il trick in cui sta il sabotato, cioè vorrei andare ma non posso, vorrei essere libero ma non posso, l'immagine è perfetta per quando ci sabotiamo, vi sabotate, mi saboto, saboto si dice, non lo so, è proprio la persona che affonda nella palude. Per cui affonda nelle sabbie mobili, affonda nel fango, vorrebbe tanto muoversi, ma c'ha i piedi, come dire, nella palude. Allora, come si fa a interrompere il sabotaggio? Come si fa? Tenete a mente l'immagine dell'uomo che affonda, della donna che affonda nella palude e chiedetevi come ne verrebbe fuori? Allora, l'uomo che affonda, se si fa tanto casino, in realtà affonda ancora di più. Quello che bisogna fare per venire fuori dalla palude è un movimento energico, preciso e diretto con un'intenzione chiara, quindi non fare di nuovo 100.000 cose, se no si affonda anche di più, ma calibrare la forza, metterci tutta l'energia necessaria per fare un movimento di uscita. Un po' come quando anche le macchine affondano nel fango, se acceleri tanto la ruota gira in realtà a caso e lo stesso non esce dal pantano. Se vuoi uscire dal pantano devi avere l'energia giusta e un'intenzionalità e una direzione molto precisa. Allora, in questo senso, sono tre le domande che puoi farti. La prima premessa è per quale tipologia di sabotaggio ho e perché? Qual è la paura che sento? Qual è la libertà che sento pericolosa? Seconda domanda diventa: cosa farebbe la mia amica che non si sabota in questa circostanza? Questo ve lo dico, potrebbe diventare addirittura i cinque punti di vista, quindi la mia amica, mia nonna, mio fratello, la mia collega, il mio capo. Cosa farebbero queste cinque persone per uscire da questo pantano? E prendete spunto, conoscendoli, nella loro mentalità, che cosa farebbero per uscire da questa, da questo pantano, appunto, da questa palude? E poiché dentro qualunque forma di sabotaggio, cioè dell'energia, sia per lagnarmi, sia per il perfezionismo, sia per fare tanto, sia per criticarmi, c'è sempre dell'energia. Vuol dire che è energia investita male. Sto lì, affondo nel mio pantano e continuo a ruminare spendendo energia. Il punto è: cosa posso fare anziché buttare dentro di me questa energia? Cosa posso fare anziché rimangiarmela e andare in loop anche di più? Come può questa energia uscire fuori? E allora torniamo alle mie solite domande: che cosa posso fare di più e che cosa posso fare di meno? Allora, cosa posso fare un po' di più? Di nuovo diventa grazie ai suggerimenti dei miei 5 punti di vista e grazie al fatto che ho dell'energia che scelgo di non buttare contro di me, ma fuori di me, cosa posso fare di più? La investo lì. Cosa posso fare di meno? Beh, lagnarmi, criticarmi, ok, ma concretamente con che gesto posso smettere di accelerare quella paura? Vi faccio un esempio. In questo ultimo mese sapevo di essere impegnata nel lancio, cioè nella scrittura, alla fine, diciamo, del mio primo libro. O meglio, è il secondo libro, ma è il primo libro che scelgo di pubblicare. Sono tornata dalle ferie di agosto, carica, avevo finito il libro, l'avevo in mano la grafica, si trattava solo di revisionarlo, ecco. Dopodiché, complice, vedete anche il sabotaggio mente-corpo, complice che ho avuto un lunghissimo raffreddore, che è andata a sinusite, che è andata in bronchite, il mio corpo ha cominciato a sabotarmi in nome di quel bellissimo perfezionismo. Il libro non era mai giusto, la copertina non era mai del colore che volevo e l'anteprima dell'Amazon non mi piaceva e la copia cartacea non mi piaceva la carta, ho fatto ricambiare la carta. 1250 motivi per cui questo libro non doveva uscire. E mi sono proprio detta: perché
sto facendo tutto questo con il corpo, sintomi fisici e con la mente. Perfezionismo terribile. Qual è la paura? Perché mi sto sabotando? Quindi, qual è la paura? Paura di mettere fuori davvero un contenuto 100% mio. Paura di mettere nero su bianco delle riflessioni e, come dire, lasciarle uscire da me, esponendomi al 100% con il mio pensiero nel mondo. Paura di venire criticata dalla comunità degli altri terapeuti che possono ritenere il mio libro scemo, stupido, superficiale, ma la paura di tutti questi giudizi fermava la mia crescita, fermava il mio movimento di uscita e così mi impantanavo. Ogni giorno revisionavo una pagina, non mi piaceva, cambiavo la carta, il colore, il font, ma ho perso più di 4, forse anche 5 settimane continuando a fare revisioni, spendendo tanta energia, oltre che tanto tempo, contro di me. A quel punto, appunto, identificata qual era la paura, paura del giudizio dei miei colleghi, della comunità, dei terapeuti, come se poi tutto il mondo stesse a guardare cosa scrivo io, ma dai, ho deciso di cosa farebbe la mia amica, il mio amico, e qua mi sono, come dire, avvalsa di 3-4 persone un po' nella mia cerchia, e tra cui, vabbè, uno lo conoscete, Andrea Ottaviani di Ottava Superiore. E appunto ho detto a lui: senti, ma i pianeti che dicono in questo mese? Perché lui so che sceglierebbe in base a questo, no? Quindi dico: sono pronta, posso lanciare il libro? Lui mi ha detto: ah sì, hai il transito di Saturno, non so che Marte, eh? Per cui dalla seconda metà di ottobre sei, come dire, a livello di pianeti super incentivata. È chiaro, io non credo in questo, però è stato per me un modo, grazie alla sua risposta, di trovare una direzione. Ah, ok. E in questo senso abbattere un po' il mio pregiudizio. Posso farlo e lo posso fare dalla seconda settimana, dalla seconda metà del mese. Poi mi sono chiesta come mio fratello farebbe a gestire questa cosa. Mio fratello è una persona molto precisa, ingegnere, quindi ricercatore, molto, insomma, molto preciso, la parola con cui lo definirei. E mio fratello direbbe: datti una data di scadenza e fallo. Per cui ho unito questi due suggerimenti e ieri mattina mi sono svegliata e ho deciso che il 15 ottobre sarebbe stata la data giusta. A questo punto, a ritroso, mi sono detta: perfetto, domani devo incontrare la grafica e chiudere. Che sia il punto di colore, il font, la grafica, non importa, deve essere chiuso perché deve essere pronto il 15. In questo senso, quindi, ho applicato il processo a me. Dalla sabotaggio, che io lo facevo con i sintomi corporei e il perfezionismo mentale. Perché cosa mi fa paura? Il giudizio, la critica e la squalifica. Che cosa farebbe la mia amica al mio posto? E mi sono, nel mio caso, rivolta concretamente a queste persone, altrimenti basta immaginarselo. E a quel punto ho diretto l'energia, anziché contro di me, in una intenzione determinata e precisa. Una data decisa. Amen. Uscirà perfetto? No. Uscirà meraviglioso? No, ma uscirà. E questa sarà la fine del mio sabotaggio. Per cui, del libro ne parleremo ancora, quindi ora non ci entro. Fatemi sapere se questo video sul sabotaggio vi è interessato, quale tipologia di sabotaggio, di agente sabotante incontrate di più. Se ne avete altri, scrivetemeli sotto che così condividiamo e magari ne faccio una versione aggiornata. E provate ogni volta che vi sentite sabotati, che vi autosabotate, a sentirvi come l'uomo della pallina. In quel pantano, come ne uscite? Che cosa potete fare per dirigere l'energia non contro di voi ma fuori di voi e avere un moto non caotico ma determinato, preciso e unico? Detto questo, commentate sotto, iscrivetevi al canale se volete continuare a vedere suggerimenti sempre in tema di psicologia applicata, quindi modalità concrete per applicare la psicologia e vivere meglio. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!